eccoci qua a Brunico, a ridosso delle Dolomiti, nel centro di arrampicata, in una delle palestre di arrampicata sportiva più futuristiche, più moderne, più belle che sono nate recentemente. Non potevamo che scegliere questa sede per venire a far provare uno degli attrezzi, anzi certamente direi l'attrezzo più importante che un arrampicatore si mette addosso quando affronta una parete verticale, la scarpa d'arrampicata. Al giorno d'oggi esistono moltissime scarpette d'arrampicata validissime ed è proprio per questo che siamo qui, per darvi quegli strumenti per operare la scelta più giusta, perché non esiste una scarpetta d'arrampicata in assoluto migliore delle altre, ma certamente esiste la scarpetta d'arrampicata migliore per noi stessi e per il nostro utilizzo specifico. Però mi trovo bene, questo mi piace. C'è un po' di flessione qua. Quando si comincia ad arrampicare, appunto, si sceglie una scarpa tendenzialmente comoda, una scarpa che ha una suola piatta e abbastanza rigida, una scarpa che si possa vestire della propria taglia, non più piccola. Poi, andando avanti nel tempo, ci si rivolge verso delle forme di scarpe decisamente più aggressive. Scarpe che tendenzialmente devono essere vestite un po' piccole per essere molto performanti. Se nella scarpa in cui si privilegia il comfort abbiamo appunto una suola che va dalla punta fino al tallone, una pianta abbastanza larga e una rigidità abbastanza sostenuta, in una scarpa che privilegia la performance rispetto al comfort abbiamo una suola che copre solo la parte anteriore del piede, una forma molto arcuata verso il basso e poca rigidità. Entriamo nello specifico sulle scarpe da vera performance. Quest'anno abbiamo così due armi da scalata. Una è molto morbida e è più adatta ad un'arrampicata, diciamo, su terreno molto strapiombante, in cui si caricano poco gli appoggi e in cui bisogna spalmare la scarpa su una superficie molto ampia di roccia piuttosto che non di plastica quando siamo indoor. Una è una scarpa un po' più rigida e che ci aiuterà più su degli appoggi molto piccoli. È quindi rivolta di più ad una arrampicata sulla roccia vera e ad un'arrampicata piuttosto sul terreno verticale, dove bisogna poter scaricare su appoggi piccoli il più peso possibile. In un continuo processo di sviluppo possiamo fortunatamente contare sui climber migliori del mondo che ci dicono sempre dove sta andando la scalata e quali sono le loro esigenze più importanti. Se schiacci dove tanto strappiamo un po'. Molto facile. Sì. La scarpetta perfetta per me è semplicemente la scarpetta dove mi sento comodo. E ogni tanto utilizzo le scarpette molto, molto molto diverse. Ho provato queste che si chiamano Squama e per me, soprattutto per le gare, saranno un paio che mi piace di più sicuramente. All'inizio potevo solo scalare con le scarpette molto molto rigide. E solo durante il tempo mi sono capito e mi sono abituato un po' di più a scalare anche con le scarpe un po' più morbide e ho capito che soprattutto per le cose più strapiombanti e soprattutto anche per palestra è meglio avere una scarpetta un po' più morbida. Non devo essere così preciso e posso lavorare con i miei piedi un po' più velocemente.